Ma che carino! Scusate, sto fangirlando su questa cosa. Ciao, sono Aurora e racconto per immagini e benvenuti in una nuova puntata di Pillole di Script, la rubrica per tutti coloro che vogliono essere sceneggiatori, ma oggi in particolare chi vuole essere uno scrittore. Infatti abbiamo visto in qualche video precedente i software Scrivener e Fadeen. Scrivener è un software con cui mi trovo molto bene per la scrittura di romanzi e altri progetti di scrittura, ma oggi sono qui per parlarvi di un altro software ancora, un software per la scrittura in particolare di romanzi che è stato realizzato proprio in Italia. Si chiama infatti Bibisco. Bibisco è un software che si può scaricare da internet, c'è sia una versione gratuita che una versione ampliata a pagamento e si può scaricare in più lingue e vi può permettere appunto di costruire il vostro romanzo tenendo conto di tutte le sue parti. Non solo quindi la storia, ma anche i personaggi, anche il mondo, anche la ricerca. Adesso voglio vedere insieme con voi in cosa consiste Bibisco e poi vi lascerò qui nel link in descrizione, sia il link al sito per vedere quale versione vi conviene di più scaricarvi, se quella gratuita o quella a pagamento, ricordandovi che nella versione a pagamento avete 30 giorni per essere soddisfatti o rimborsati. Nella versione a pagamento c'è un link da cui potete scaricare, che è un link a cui sono affiliata io. In questo modo, appunto, mi aiutate acquistando questa versione che costa molto molto poco, ovvero a offerta fino a partire da 23 euro per sempre, quindi non è che tra un anno vi scade, una volta che l'avete presa e ce l'avete, mi aiutate appunto cliccando su questo link di affiliazione, insomma, a sostenere un po' questo canale che negli ultimi 8 anni è andata avanti unicamente grazie alla mia forza di volontà. Quindi, se volete farmi un pensierino e avere con voi il software Bibisco per il NaNoWriMo che sta per cominciare, vi ricordo, ne ho parlato nel video della settimana scorsa, questo è un software che può fare al caso vostro. Ma adesso andiamo a vedere in primo luogo cosa accadrebbe se noi andassimo su www.bibisco.com. Eccoci qui, siamo sul sito che come vedete già si apre in italiano e questa è una cosa ottima per noi. Abbiamo la possibilità di cominciare a creare subito e vedete che appunto si tratta di un'azienda nata proprio da degli italiani rispetto ad altre realtà industriali molto complesse. Bibisco è ancora un'azienda a cui vi potete rivolgere per avere un rapporto con chi l'ha creata. Ciò nonostante ha centinaia di migliaia di download da Gumroad, quindi vuol dire in tutto il mondo, quindi questo vuol dire che è un software molto apprezzato. Nel sito potete vedere i commenti e le recensioni, potete vedere le informazioni sul software e sull'autore, potete accedere a quello che è stato detto oltre che al blog e c'è anche un merchandising con delle magliette molto simpatiche, quindi potete andare a vedere. Ci sono anche dei tutorial in inglese, sono questi tutorial che però vi permettono appunto di vedere meglio certe funzioni circa come si usa questa piattaforma, ma tanto adesso lo vedremo insieme perché io lo scoprirò con voi mano a mano che apro il sito. Come potete vedere, c'è una Community Edition disponibile per Linux, MacOS e Windows gratis, che include, attenzione, i 30 giorni di prova della Supporters Edition, quindi potete in questi 30 giorni vedere se la Supporters Edition, che è quella più estesa, vi piace di più. Nella versione gratuita avete progetti illimitati, avete la possibilità di strutturare la premessa, la fabula, l'ambientazione e le linee narrative, avere la possibilità di fare un'intervista ai personaggi, poi vedremo meglio che cos'è. Creare i vostri luoghi, i capitoli, le scene, fare l'analisi ed esportare in questi formati, che è sempre molto importante questo quando scegliete un software di scrittura, perché è importante che voi possiate esportare in un formato che anche chi non ha questi software può leggere e ovviamente vi fa i backup automatici.
Io questo l'ho visto andando ad aprire il software per la prima volta. Mi ha chiesto di informarlo in quale cartella del computer avrei destinato i salvataggi dei miei progetti e in quale cartella avrei destinato i backup. Lui ovviamente accetta anche i backup in Dropbox, perché questo insomma vi fa sempre molto comodo. Vi conviene sempre fare le due cartelle diverse, ovviamente. La Supporters Edition, ovvero a partire da 23 euro più IVA, suggeriti 28 in pagamento unico, appunto, non ha nessun abbonamento una volta che avete pagato, è vostro e avete una garanzia di 30 giorni soddisfatti e rimborsati. Oltre a tutto quello che abbiamo già menzionato, vediamo note illimitate, oggetti, bacchetta magica, mappa del tesoro, queste sono cose che possono essere molto utili a seconda di quello che state lavorando. Avete un'immagine del profilo per i vostri personaggi, luoghi e oggetti, un prologo, l'epilogo, le parti, i capitoli, si possono spostare le scene tra i capitoli, una cosa che ad esempio si trova anche in Scrivener. Una timeline che è ottima quando scrivete delle storie complesse e dovete ricordarvi quando succede cosa. La ricerca, la gestione del SQL, la modalità distraction free, ovvero che vi chiude, che vi impedisce di accedere ad altri siti mentre state lavorando, una serie di obiettivi di scrittura che sono simili a quelli che si possono trovare sul sito del Vrimo quando state scrivendo, ad esempio, cioè vi fa proprio la curvina quando state scrivendo oppure no. Un'esportazione in EPUB, che è una cosa che vi può aiutare quando volete autopubblicare i vostri testi, il diagramma delle relazioni, ovvero è una cosa che io ad esempio faccio su carta, cioè prendo i personaggi e li metto con le freccette in relazione gli uni con gli altri, e la possibilità di aggiungere i vostri font. Quindi questo è quello che vi dà la versione appunto Supporters. Sul sito ovviamente avete accesso ai tutorial che cliccando qui accedete a YouTube e troverete appunto questo video. Ora qua ovviamente io ho la pubblicità, però ci sono vari video del canale YouTube proprio di Bibisco. Poi abbiamo la possibilità di accedere alla documentazione sempre dal sito con il tutorial, note di rilascio e guardate qui ci sono tutte how to, quindi come salvare i progetti, come fare questo, sono in inglese, però io sono convinta che ci sarà una lista di contatti, no? E potrete, vedi, scrivendo una mail, potrete chiedere ai realizzatori info@bibisco.com, potrete chiedere ai realizzatori informazioni su come fare certe cose. Sono convinta, sono tutti molto disponibili. Qua abbiamo le nostre recensioni che sono, abbiamo gli articoli, oltre che le recensioni. Andrea Feccomandi è l'autore di Bibisco. Eccolo qua. Insomma, mi sembra una persona molto interessante. Qua abbiamo le recensioni di chi ha scaricato. E adesso che abbiamo esplorato il nostro sito, andiamo invece a vedere cosa succede quando effettivamente Bibisco lo abbiamo scaricato e lo apriamo. Quello che io ho scaricato è la versione Supporters. Come potete vedere, abbiamo creato il nostro progetto oppure lo possiamo importare. Quasi quasi io potrei provare a importare un progetto, vediamo un po' se si può importare. Fai l'archivio, vediamo un po'. Io faccio una ricerchina e vado a vedere se ad esempio posso importare un progetto di Scrivener. Poiché questo mi potrebbe fare comodo. No. Sono molto dispiaciuta. No, non ci puoi importare un progetto Scrivener, quindi importare un progetto lo puoi fare solo con un progetto Bibisco. Allora noi che facciamo? Invece di importare ce ne creiamo uno da zero. Chiamiamo col nome progetto, scopriamo Bibisco. L'autore sono io.
E la lingua progetto, come potete, possiamo scegliere su tante lingue. Questo è molto comodo perché vi permette di scegliere, cioè anche di avere la tastiera e le correzioni automatiche in un certo modo. Hai verificato con attenzione la lingua del progetto? Dopo la creazione non potrà più essere modificata. Sì, allora, questo è il tuo romanzo. Ah, ma guarda che carino. Allora, qualche piccolo consiglio. Ah, ma che amore. Ti dà consigli su come scrivere, no? Quindi, ad esempio, conosci a fondo i tuoi personaggi, ogni protagonista ha un conflitto, definisci una premessa, definisci la fabula, no? Vi ricordate, la fabula è l'ordine con cui accadono i fatti, mentre l'intreccio è il modo in cui questi fatti vengono presentati a chi legge o a chi vede il film. Come è raccontata la tua storia, scegli il punto di vista. Ma che carino, guarda, mi fa un sacco piacere perché così prima che cominciate a scrivere già vi fa pensare e poi vi aiuta a definire gli obiettivi. Ma guardate che meraviglia! Questo è perfetto per il NaNoWriMo perché appunto pensiamo che abbiamo il NaNoWriMo, no? Allora io comincio a... io decido che il mio obiettivo è il 30 novembre 2022, che vi ricordate nel NaNoWriMo tu hai un mese per scrivere le parole, no? Le parole sono 50.000. Calcola, no? Ti dice quante parole devi scrivere in un giorno da oggi al 30 di novembre. È fantastico, è bellissimo. Oppure provo a mettercele io, vediamo un attimo, se io scrivessi che voglio scrivere 500 parole al giorno, bibisco, memorizzo, ricordo di effettuare il regalo, ok, non dirmelo più. Quindi, ok, che bellino, ti dice quanto, ti fa, tipo visualizza lo storico, guarda, ti fa la griglia su quanto hai scritto. No, ma che carino, questo è perfetto per chi ha problemi di appunto di tracciare le proprie cose. E questa cosa degli obiettivi, ragazzi, c'è solo con la versione supporter, vi ricordo, non c'è con la versione gratuita. Allora, il progetto, questo qui, l'architettura, poi potete scrivere la premessa, non hai ancora scritto nulla al riguardo. In una frase l'intero romanzo, il conflitto e la risoluzione. Fabula, vediamo un po'. Narrazione degli eventi nella loro successione logico-temporale, quindi una sorta di scaletta. Vediamo cosa succede se io scrivo inizia ora. Oh, ma c'è lo spazio, ma che amore! Un gruppo di aspiranti scrittori scopre il software. Bibisco, questa è la premessa drammatica di questo video, salva. Ma che carino! Scusate, sto fangirlando su questa cosa. Appunto, l'ambientazione, contesto geografico-temporale, vediamo qui da completare. Ah, no, bellissimo. Ok, completato. No, mio amore, no, fantastico. Poi abbiamo linee narrative. Ecco qui, trame che compongono il romanzo, ciascuna legata allo sviluppo di un conflitto. Cioè, questo software potrebbe farmi smettere di usare le robe sul muro, onestamente, perché c'è veramente tutto. I luoghi, i personaggi. Vediamo un po', crea il primo protagonista, nome personaggio, Aurora. Ci posso mettere la foto, tutto da fare, aspetto fisico, dati personali, psicologia, modi di fare, guardate che roba! No, vabbè, pazzesco. Vita precedente alla storia, conflitto, regà. Bellissimo, bellissimo. Vediamo anche, ti fa mettere appunto nei personaggi, se io clicco qua, c'è tutta la lista di tutti i personaggi. Appunti. Che è dove tu butti dentro la nota, quindi tipo in merito al problema di Aurora, crei la nota. Ah, oh, ma che carino, tutto da fare.
Non è ancora scritto nulla riguardo. Meraviglioso. Le relazioni è dove crei. Come disegnare il diagramma delle relazioni? Aggiungi elemento, fai doppio clic nel punto dove vuoi inserire il nuovo elemento, aggiungi relazione. No, raga, io penso che, allora, intanto ho fatto questo, cioè, perché il problema di questi software, quando tu fai le presenti, è che poi dovresti far vedere tutto quello che hai scritto per far vedere come entrano in gioco le relazioni. Ma il problema è che se io lo facessi vi direi troppo circa quello che ho scritto, quindi come faccio? Cioè, lo potrei fare solo una volta che ho pubblicato qualcosa, quello potrebbe essere interessante. Se mai dovessi pubblicare qualcosa potrei farvi vedere poi cosa c'è stato dietro a scrivere questa cosa. Ma che bellino, guarda. Poi gli appunti, abbiamo visto i capitoli. Oh, e qui è dove vai a scriverti capitolo 1. E qui, dai, inizia a scrivere. Nessuna scena ancora presente. Crea la prima scena. Su sta cosa della divisione in scene per capitoli non sono sicurissima, perché comunque nei romanzi non è che c'hai le scene. Quindi non lo so. In casa di Aurora. Poi bisognerebbe vedere poi l'esportazione nei fatti com'è. E qui metti effettivamente il testo. Poi quando esplori il progetto. Interessante. Sì, bisognerebbe vedere poi quando esporti. Esporta in PDF, ecco, formato titolo, numero titolo, solo numero, solo titolo. Ah, vedi, interessante. Separazione scene. Puntini puntini o linea vuota, altre impostazioni, font, ok. Puoi anche non separarle, seleziona cosa esportare, puoi esportare romanzo e progetto, due file separati, il romanzo o il progetto, ok. Quindi se dovete esportare solo il romanzo come se fosse un unico file, come fareste con doc, con un doc ad esempio, questo lo potete fare. E potete selezionare anche la cartella di esportazione, bellissimo. Qua abbiamo ancora i consigli e poi abbiamo, vabbè, esci, che è proprio un amore. Regà, guardate, è una cosina che è proprio una chicca. Io sono convinta che sarà divertentissimo scrivere su questo software. Di sicuro, se dovessi tornare a scrivere un romanzo, lo userò, perché al momento ho solo qualche sprazzi di idee e, come vi ho già detto, per il NaNoWriMo non scriverò un romanzo, ma scriverò un progetto per una serie di podcast, quindi non so nemmeno che software userò, se userò questo, magari userò Scrivener, ancora non ve lo so dire, ma sicuramente se dovessi scrivere un romanzo, e penso che prima o poi capiterà, userei Bibisco. Quindi, come ho detto all'inizio, andate al link per scoprire un po' il software di Bibisco e usate il link di affiliazione che vi metto per scaricare la versione Supporters, che è questa ampliata con tutte queste cose carine che vi ho appena fatto vedere. Avete 30 giorni per essere soddisfatti o rimborsati e soprattutto, appunto, mi date la possibilità di supportare un po' il mio canale acquistando questa versione, e che sarà vostra per sempre. Non dovrete ogni anno fare un refresh del vostro abbonamento, perché qua l'abbonamento non c'è. Fatemi sapere se ve le siete procurati, fatemi sapere se vi siete trovati bene, lasciate una recensione sul sito, perché sono molto curiosa. E mi raccomando, se vi volete partecipare al NaNoWriMo, seguite il gruppo WriMo Italia e contattatemi, perché può essere molto interessante fare questo percorso, sì, ognuno per sé, ma facendoci supporto a vicenda, che è sempre molto importante. Noi ci vediamo la settimana prossima con un nuovo video, e buona scrittura!